Ringraziamo innanzitutto i 30 artisti che hanno partecipato e gli amici e visitatori che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa. Abbiamo accettato le votazioni per email, per telefono, per WhatsApp e tramite Facebook. Si potevano assegnare voti fino ad un massimo di 5 lavori, anche se in realtà molti esterni hanno espresso una sola preferenza. Abbiamo ricevuto complessivamente 925 voti, per un totale di 342 persone votanti, di cui 40 soci GAR, che hanno prodotto 171 voti. Come già abbiamo fatto in occasione della serata dedicata alla poesia dello scorso dicembre, abbiamo inserito i voti in due classifiche distinte. La prima classifica raccoglie esclusivamente i voti dei soci GAR, con qualunque modalità essi abbiano votato. Questa è la classifica ufficiale, quella che maggiormente premia il merito e la qualità dei dipinti, così come avviene normalmente nelle nostre serate in presenza. L'altra classifica raccoglie tutti i voti dei non iscritti al GAR. Sapevamo benissimo fin dall'inizio che rendere pubblica la votazione, soprattutto utilizzando Facebook, avrebbe creato un bel movimento anche nell'ambito di amici, parenti, conoscenti, simpatizzanti, colleghi, vicini di casa e chi più ne ha più ne metta. Questo avviene normalmente in tutte le competizioni pubbliche dove viene utilizzato il televoto, tanto che ad esempio in un festival la preferenza viene data all'appartenenza geografica o all'aspetto fisico, alla simpatia o alla storia personale. Tutto ciò spesso indipendentemente dal valore della canzone. Infatti in queste manifestazioni normalmente c'è una giuria popolare, ma c'è anche una giuria degli esperti, esattamente come abbiamo fatto noi. Sapevamo tutto questo e anzi ci contavamo, perché questo movimento avrebbe aumentato di molto la visibilità del GAR. Infatti, nella settimana delle votazioni abbiamo ricevuto 754 voti esterni, 302 persone esterne che hanno visto qualcosa e hanno parlato del GAR, 42 nuove iscrizioni alla nostra pagina Facebook e molte nuove visite al nostro sito web. Dunque, premiamo volentieri con 20 euro l'artista che ha portato a votare il maggior numero di persone esterne al GAR, aiutandoci a diffondere la nostra immagine e a parlare delle nostre attività. Questo indipendentemente dal fatto che il suo sia stato o no il dipinto migliore. Il primo classificato nella votazione esterna, con 221 voti, è il numero 10, Cosa succede lì fuori, il gatto, di Maria Grazia Savini, che, tra parentesi, per dover di cronaca, si è comunque piazzato bene al quinto posto a pari merito anche nella classifica GAR. Ed ecco la classifica GAR. Al terzo posto abbiamo un ex equo. Emilio Palaz con il numero 15, La mia amica Sharon, in studio con il gatto Emanuele, con 12 voti GAR. Certo che i gatti vanno in una maniera pazzesca, ragazzi. Ex equo al terzo posto Luigi Boriotti con il numero 19, Viso, sempre con 12 voti GAR. Al secondo posto Maurizio Zobbi con il numero 27, Controluce, 13 voti GAR. Vince con 22 voti GAR il numero 5, Cracovia, di Rosella Montrasi. Congratulazioni a tutti i vincitori e a tutti i partecipanti per la qualità dei loro lavori. In attesa di poterci rivedere di persona quanto prima, auguriamo una Pasqua serena a tutti voi e alle vostre famiglie. Qui di seguito potrete rivedere tutti i lavori accompagnati dal nome dell'autore. A presto!